Nell'incontro del circolo PD Agropolese, Ferdinando Farro, dal titolo Master Plan per la riqualificazione del litorale Salerno Sud, si è riunito il quartier generale del PD Salernitano, partendo dal parlamentare Piero De Luca, a seguire dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, Franco Alfieri, delegato del Master Plan Litorale Salerno Sud, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ed esponenti provinciali e cilentani del PD stesso. Un'occasione per confrontarsi sulle nuove opportunità del Recovery Fund, ma anche e soprattutto sullo sviluppo del litorale Salerno Sud. Ci sono i tempi di realizzazione del percorso amministrativo perché i 500.000 euro arrivano sul comune di Agropoli, si completassero tutti gli iter amministrativi per risolvere il problema. C'erano delle cose che ancora si stanno sviluppando e stiamo lavorando. Certo è che c'è un grande fermento ora in questo campo, perché il cambio normativo, l'attenzione mediatica che siamo riusciti a dare, che siete riusciti a dare, ha messo anche in moto un meccanismo economico dei privati, che vogliono, ci stanno cercando di capire anche loro come utilizzare la Posidonia. Ecco, quindi mi sento di dire dal mio osservatorio che siamo proprio vicinissimi alla soluzione e da qui a poco la troveremo per risolvere definitivamente il problema. Dietro il lavoro che si sta facendo in Regione Campania con il presidente De Luca, con i suoi collaboratori assessori, anche con chi vi parla e tanti come me, e dietro l'attenta competenza, passione, tenacia di Piero De Luca a livello nazionale, stiamo costruendo queste cose che avverranno. Cioè, io ho parlato di cose, abbiamo detto l'aeroporto ormai nel 2024 è una realtà, ma noi dobbiamo essere pronti anche come territori, come comuni, come città, prima per i residenti, perché se miglioriamo la qualità della vita dei residenti c'è una precondizione anche per il turismo. Quindi dinanzi a noi c'è una grande occasione, una grande opportunità. Nel Partito Democratico c'è la squadra migliore per realizzare queste cose, per dire la verità, ci sono le competenze e le esperienze giuste per portarle avanti, e perciò è un motivo anche di orgoglio e di fierezza militare in un partito che ovviamente non ha grandi fortune, non ha grandi appeal, ma non ha grandi appeal perché lavora, non fa chiacchiere, non fa propaganda, e a volte dicendo la verità, assumendosi le responsabilità e facendo delle scelte, si inimica qualcuno o non prendi mi piace sui social. Ma a noi piace fare le cose, portare avanti i programmi e pensare al destino della gente e dei nostri figli. Grazie. Se non c'è un partito che parla al Parlamento, che parla a Palazzo Chigi, che parla alla Regione, che parla nei territori, ma queste cose chi le fa? Ci sono altri più bravi di noi. Accomodate. Accomodate. Ma chi sono? Dove sono? Come si chiamano? Qui. Mandatemi un WhatsApp, fatemi capire chi sono. Io non ne ho notizia. E purtroppo... Per questo noi guardiamo a voi. Però noi non abbiamo paura, come dire, di confrontarci. No, se qualcuno viene noi ci fa piacere. Al momento purtroppo non vediamo null'altro che o chiacchiere o... Il vuoto, ma noi questo vuoto possiamo coprirlo perché abbiamo le spalle larghe, le idee chiare, la forza di farlo e soprattutto una grande passione. Grazie. Ci sono tanti amministratori che lavorano in modo straordinario sul territorio, confrontandosi come front office, no? In prima linea con i nostri cittadini, e vanno aiutati e vanno sostenuti dalla politica e dalle istituzioni nazionali. Ecco, questa è un'altra grande battaglia che noi faremo, io sto facendo personalmente col sostegno del Partito Democratico. Abbiamo un lavoro importante davanti a noi, abbiamo una fase di sviluppo che credo sia molto molto positiva, la rete, il lavoro di squadra, di sistema nel mezzogiorno che stiamo facendo qui ci dà l'idea di quello che possiamo fare per il futuro, creare il sud della modernità, dell'eccellenza, un sud delle infrastrutture, un sud della sostenibilità ambientale, un sud in cui si investe nella rete digitale, delle aree interne, nella messa in sicurezza delle coste, nella valorizzazione dei propri siti turistici, ecco. Abbiamo un lavoro straordinario, dateci una mano, stateci vicini, perché questi amministratori noi rappresentano davvero l'eccellenza del Sud e l'eccellenza degli amministratori italiani. Per cui grazie mille a tutti quanti voi, grazie mille ad Adamo, grazie mille a Franco, grazie mille a Fulvio. Continuiamo a lavorare così per il nostro territorio e ci toglieremo grandi soddisfazioni. Buon lavoro a tutti.